Se non li conoscete, guardateli un minuto. Li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ieri mattina alle 10:30 i rappresentanti eletti di Azione Universitaria sono entrati nell'aula gestita dagli studenti. Hanno preso a schiaffi e spintonato uno studente che si trovava da solo nell'aula. Verso mezzogiorno, 5 studenti dei collettivi sono andati a chiedere spiegazioni rispetto alle minacce ai rappresentanti di AU. All'improvviso si è scatenata l'aggressione. Sono giunti sul posto, armati di caschi, bastoni e spranghe, circa 10 camerati esterni, appartenenti al Foro 753, organizzazione neofascista, legata ai rappresentanti di Azione Universitaria di Scienze Politiche. Insomma, erano una ventina di persone con caschi e manganelli estraibili e guanti imbottiti. Non c'è stato neanche il tempo di poter parlare, che sono stati mandati giù per terra a colpi di cascate e gli è stata aperta la testa a 2 di loro e un altro ha riportato notevoli contusioni sul viso. Chiediamo che da adesso in poi sulle candidature degli esponenti, di alcuni esponenti, sulla presentazione di particolari liste, come potrà essere un domani quella del blocco studentesco, l'università ponga una pregiudiziale. Questa pregiudiziale non la deve porre neanche l'università, basterebbe leggerla nella 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione e nel carattere dello spirito. Come se li aveste visti, solamente dei fascisti, sembran tori ma son buoi, se non li... Ma non si può fare un'equiparazione fra un collettivo di sinistra e una struttura che si rifà al fascismo e al nazismo. Esiste una legge che condanna l'apologia di fascismo in ogni forma, è precisa nei modi di vestire, nei simboli, nei gesti, tipo saluto romano appunto, nelle invocazioni, nel riferimento a persone, fatti e cose. È un reato perseguibile d'ufficio, vuol dire che chiunque, soprattutto qualunque membro della forza dell'ordine, si trova davanti a gente che fa il saluto romano, che esibisce cose eccetera, e deve denunciare. Questo non succede. E no, non succede. Data l'estrema gravità dell'episodio, il preside sospende un'iniziativa studentesca, anche se già autorizzata, e si impegna a sollecitare dalle autorità di pubblica sicurezza i risultati dell'inchiesta in corso al fine di accertare le responsabilità individuali e prendere gli opportuni provvedimenti. Io non sto dicendo che non bisogna dare spazio a chi vuole esprimere le proprie idee, però uno si può vagliare eventualmente il curriculum personale, poi, e questo ovviamente capisco è molto più difficile, provare a mettere assieme non singole persone ma proprio liste, a questo punto formazioni politico-accademiche che dichiarino e dimostrino di rispettare determinate regole. Mio figlio non gli è andata bene ed è stato ucciso con 8 coltellate. Con 8 coltellate perché era stato considerato diverso, diverso perché aveva sentito una musica reggae. Questa è la storia, penso che la sappiate tutti. Chi ha ucciso Renato ha nel braccio la croce celtica e il gladiatore con scritto forse onore. E proprio da questo grande dolore, da questo grande strappo, è nato questo comitato. Comitato di donne perché le donne sono madri, perché le donne generano una vita e non possono accettare che i figli non tornino a casa o che i figli vengano picchiati, malmenati, intimiditi.
se non li conoscete, guardate il capobanda. È un boia, un assassino, colui che li comanda. Ormai c'è una legittimazione molto forte sia di quelle formazioni contigue, diciamo, alle forze di governo come Azione Universitaria, appunto, che viene da Alleanza Nazionale, sia perché questa legittimazione ormai è estesa a tutte le frange dell'estrema destra, che comunque possono liberamente muoversi senza che gli venga fatto nudo. Quindi il problema è la legittimazione politica che hanno, e sotto questa legittimazione politica si sentono i padroni della città, del paese, insomma, di muoversi liberamente. Adesso avranno anche le ronde a disposizione per poter legittimare la loro azione. Quindi è evidente che in questo modo è complicato, se non reagendo con una mobilitazione democratica, arginare questo fenomeno. Hai paura? Molti di noi hanno più volte dimostrato che lo slogan "io non ho paura" che abbiamo usato durante il movimento è assolutamente vero. Abbiamo paura nel senso che sì, ci facciamo venire a prendere e torniamo accompagnati a casa spesso e volentieri, anche perché sono girati i nostri indirizzi, abbiamo saputo di scritte sotto casa di qualcuno, abbiamo saputo di riferimenti anche a fatti e vicende personali di tanti di noi. Ma il fatto di essere tanti, il fatto di aver fatto un'assemblea di 300 persone ieri, di essere riusciti a fare un corteo, di aver ricevuto la solidarietà di tantissimi studenti, ci fa veramente temere molto poco rispetto a quanto è successo.